sono 25 minuti che aspetto le medicine, ma quanto ci vuole? Vincent, Tessa, Valerie, Janine, Marta, Andrew, Thomas, Walter, Pat, Linda, Michael, Evadimi, Alice, Dominique, Sasha, per voi è ora di dormire. No, niente discussioni. Laura, Alfred, Nigel, Annie, Simon, aspetta, Fred. Porca puttana. Devo dire una cosa importante a tutta la famiglia. Oggi l'economia è fatta per costringere tanta gente a lavorare a ritmi spaventosi per produrre delle cose per lo più inutili che altri lavorano a ritmi spaventosi per poter comprare. Perché questo è ciò che dà soldi alle società multinazionali, alle grandi aziende, ma non dà felicità alla gente. Questo sistema fondato sulla crescita dei desideri, no? C'è sempre un desiderio che per te è raggiungibile, rende tutti infelici. Capite adesso il mio problema, creaturine? Non posso più mantenervi qui tutti. Non ho altra scelta che vendervi tutti per esperimenti scientifici, figlioli. No, no, è così, amori miei. Prendetevela con la Chiesa, che non vuole che metta uno di quei cosini di gomma. Ormai ho deciso. Ho deciso dopo una lunga e attenta riflessione. Non resta altro che esperimenti medici per tutti voi. Oh, no! Se mi avessero lasciato mettere uno di quei cosini di gomma sull'uccello, ora non ci troveremmo nei guai. Ma la mamma non poteva usare qualche specie di contraccettivo? No, se vogliamo restare fedeli alla religione di maggior diffusione del mondo. Non potevi farti tagliare i coglioni? Ha ragione. Salve e benvenuti a un altro episodio di Televisione Educativa. Questions! Uganda! Uganda! Get him? Oh, das waren drei richtige. Mi raccomando, ogni pillola va messa dentro il flacone giusto. Ehi, guardate, stanno per mangiare Howard. Prego. È caduta la linea. Il signore ha digerito bene. Dio sa tutto. Ciò che noi facciamo a noi stessi, lo facciamo anche a lui. Io vengo da Napoli, sì. Frequento la terza media. Sì, e poi? Qualche hobby particolare? Le armi da fuoco. Cosa? Armi da fuoco, pistole. Collezioni armi da fuoco? Collezioni armi. Adesso che hai 13 anni? 14. 14. E a 18 cosa fai? Organizzerai cosa? Una mostra di car armati? Mi piacerebbe cannoni. Diventare un poliziotto anticipo o un attore. Perché voglio sapere fino a che punto saprò resisterti. E se dando scacco alla morte avrò salva la vita. Fa una trance più profonda. Vabbè, comunque sia, io domani allora vengo da lei, così lei mi fa quel bel bocco. Vuole essere un zuzzurellone. Andiamo, te lo sento addosso. E naturalmente catturare Carmen San Diego. Bene, abbiamo bisogno di persone coraggiose così. Ci vediamo la prossima volta. Ciao. Grazie, capo.